mi divertono. Quindi sono stato a Vienna, invitato dal comune di Vienna, perché il movimento online ha incuriosito i viennesi, che hanno dei grossi problemi con la nostra Enel. L'Enel, con i nostri soldi, noi non sappiamo queste cose, con i nostri soldi hanno comprato due centrali degli anni 70 sovietiche e le vogliono riattivare, sono a 40 km dal confine austriaco, e gli austriaci sono coi capelli così. Ma l'ho invitato nel comune col sindaco e l'assessore all'energia, c'erano nel salone dove ballano i valzer, io a parlare di energia, a chiedere aiuto a me se potevo intervenire sull'Enel per fare un boicottaggio. Magari lo faremo, ci metteremo noi gli austriaci, gli italiani insieme a fare un'opera di boicottamento, di boicottaggio dell'Enel, chi lo sa, vedremo cosa fare. Ma mi hanno inventato lì con 800 austriaci di Vienna, e io parlavo in italiano, loro tutti con le cuffiette col traduttore simultaneo. Cazzo, una serata che non finiva più, perché facevo una battuta, poi aspettavo la traduzione un minuto e mezzo, e poi dopo me la ridevo, non finivamo più, 6 ore e mezza abbiamo. Sono stato a Monaco, sono stato a Bruxelles, sono stato a Parigi, sono stato a Basilea, a Zurigo, e ho visto le più belle cose che ho visto nella mia vita. Ho visto la più bella gente italiana nei posti strategici. Ho visto insegnanti di napoletani insegnare filologia inglese ad Oxford. Ho visto ricercatori pagati 2000 euro il primo impiego, presi da qui con 110 lode e 2 master. Ho visto gente che dice: io con un'Italia così non verrei mai, ma se ci fosse una piccola luce, se voi riuscite a fare qualcosa, torniamo tutti. Cazzo, guarda che terra è diventata la nostra, i migliori di noi devono andare via e i peggiori devono rimanere qua. Allora, questo è un tentativo, vedete, non sono grandi, non hanno grandi informazioni, però hanno dei ragazzi così, hanno una voglia di fare veramente, e si impara poi a fare, non c'è una regola di fare il politico. Loro sono ragazzi mediamente, una media di 30 anni in tutto il movimento, e con l'informazione che viaggia. Allora, il problema è questo. Toglietevi tutti i pensieri della politica, dei partiti, della politica che arriva dall'alto. Provate a togliere, scendere in campo, queste cose qua. È tutto passato, non c'è più niente. Provate a capire che la democrazia può nascere dal basso, come c'è in Svizzera, come c'è in Germania, dove c'è il federalismo, dove i cittadini in Svizzera decidono con un referendum, senza quorum, qualsiasi cosa. Se aumentarsi la benzina, se aumentarsi i prezzi dei beni di prima necessità, se non fare i minaretti, se farli, decidono i cittadini. Poi prendono la proposta, quando l'hanno deciso, la portano al loro comune, il loro sindaco, nel loro land, nel loro, e i loro dipendenti eseguono la volontà dei cittadini. Allora, con la rete noi possiamo fare migliaia di progetti, non noi, ma la rete. Quindi la cosa che dovete cercare di capire è che se ne entra uno, perché qui non è nessuno che diventerà sindaco, ma se entra lui come consigliere, o un altro come consigliere, uno è come mettere dentro un terminale di un netto, cioè metti dentro uno ma ne metti 30.000 dentro, ne metti uno che firma, prende, non lo possono più mandare via, firma, prende il bilancio, lo mette fuori. E mettendo fuori il bilancio del vostro comune si viene a sapere tutto, nomi, cognomi, dove vanno i soldi. E allora poi ci sono gli specialisti della rete. Gli specialisti della rete sono ingegneri, migliaia di ingegneri, di architetti, di avvocati, scienziati, che possono progettare delle cose proprio per questa città. E possiamo inondarli di idee, inondarli di progetti. Avete visto la qualità della cultura di chi c'è nel vostro comune? È quella lì. Non si scappa. Quello che dice: tre telefonini sono uguali, inquinano come una turboga. Cioè, hanno degli slogan così. La turbogas non serve, perché non serve energia. Ne avete prodotta il triplo di quella che vi serve. Vi mettono impianti eolici e voi ci mettete il vento e il grano va da un'altra parte. Allora ci dobbiamo riprendere in mano l'energia, ci dobbiamo rifare rete con l'energia, significa un'altra cosa, lo dice Stiglitz, lo dice Rifkin, i più grandi esperti che sono i consiglieri di Obama, scrivono sul nostro blog,
Mi voglio fare un complimento perché non lo leggete da nessuna parte, ma il blog è Perilla.it dove noi ci troviamo, che abbiamo, da cui sono stati fatti poi i meetup, queste piattaforme di ragazzi che si incontrano per parlare sul territorio dei progetti. Bene, a 5 anni oggi, 5 anni, e siamo contro partiti che ne hanno 30, 40, 20, 5 anni. E beh, questo blog in 5 anni è stato seguito da 300 milioni di persone, 300 milioni. I filmati su YouTube che fanno loro, che hanno fatto questi ragazzi qui, lì, che faccio io, che fa Travaglio, tutti i filmati che sono stati visti da 60 milioni di persone. Ci scrivono 3 premi Nobel, uno è Stiglitz, consigliere premio Nobel per l'economia, consigliere di Obama, un altro è Mohamed Junius, quello delle Grimmer Bank, della banca del microcredito, un altro è Dario Fo. Possiamo veramente fare progetti con i Nobel e con gli artigiani. Rifkin ci può dire come fare l'energia in rete e l'elettricista dire che se si può applicare. Possiamo cambiare la viabilità, la mobilità di questo paese con le idee, come stanno facendo 40 di questi ragazzi, non l'ha detto nessuno, 40 di questi ragazzi sono stati votati alle comunali l'anno scorso e sono in 32 città importanti come Bologna, come Modena, come Reggio Emilia, come Ancona, come Brindisi, come Treviso, e ragazzi da 250 euro al mese stanno cambiando i consigli comunali, li cambiano in meglio, quando li riprende, li porti le idee, ti seguono, perché non ne hanno idee, hanno solo, sono solo punte di collusione economica, sono destra e sinistra, sono nelle stesse amministrazioni. Oggi i sindaci non fanno più i sindaci, sono amministratori delegati in una SPA, il comune l'hanno privatizzato, altro che acqua privatizzata, è il comune che ha privatizzato, sono tutti pieni di debiti perché hanno giocato in borsa, hanno fatto i croupier i vostri sindaci, sono pieni di debiti, allora per ripianare il debito devono vendere il territorio, l'acqua, l'energia. Dio mio, è la fine, non c'è più niente, non c'è più niente, le grandi aziende sono andate via tutte, tutti gli operai sono sui tetti. In Sardegna sono andati all'isola della Sinara, si sono chiusi direttamente in carcere e fanno lo sciopero dal carcere, così gli evitano un passaggio. Non c'è più niente da perdere, che cosa abbiamo da perdere? Anche gli anziani che mi guardano così, gli anziani, io ce l'ho anche con voi perché sono uno di voi. Siete voi che dovreste dare il pugolo ai ragazzi, siete voi che avete il tempo. Avete una pensione minima, ma la crisi vi scivola addosso perché i prezzi calano, perché siete sempre voi su internet, non i giovani. Di notte voi non dormite, siete sempre lì a vedere il prezzo più basso di qualsiasi cosa. Sapete tutto sui low cost, sui farmaci. Sapete prima voi del farmaco che esce dal farmacista. Siete voi che dovete dare l'esempio. Noi non abbiamo già fatto la nostra vita. E allora? Cambiare, qui non siamo in una guerra politica, siamo in una guerra generazionale. Dobbiamo sostituire una parte politica e una parte economica, cominciare dagli asili, dagli elementari, cominciare a parlare ai ragazzi con un altro modo, con un altro linguaggio, con un'altra scuola, a ripristinare lo Stato insieme ai cittadini, perché i cittadini non ci sono più nello Stato. Allora vuol dire che metà dei parlamentari domani mattina possono andare a casa già con una legge che abbiamo votato. Quello dei 2 mandati, affetto retroattivo, chi ha più di 8 anni va a casa, se ne vanno 500 parlamentari. Abbiamo 625.000 auto blu, 625.000 auto blu, negli Stati Uniti ne hanno 28.000, in Germania ne hanno 31.000, in Francia 19.000, noi 625.000. E poi non abbiamo i soldi per la cassa integrazione, per la scuola pubblica, non abbiamo i soldi. Riformiamo lo Stato immediatamente, via le province, succhiano 14 miliardi di euro alle regioni e ai comuni, non servono a nulla, via le prefetture, il prefetto è un'idea del fascismo, il prefetto non ce l'ha nessuno, accorpare i comuni sotto i 10.000 abitanti, le amministrazioni, fare il referendum dal basso senza quorum, propositivi, non abrogativi. Dire se tu vuoi fare il sindaco, fai il sindaco, se vuoi fare il parlamentare europeo, fai il parlamentare europeo, tutte e due non puoi farlo. Se vuoi fare il senatore, non puoi fare l'amministratore delegato dell'Expo e prendere 2 stipendi. Se vuoi fare il deputato, non puoi fare l'attore teatrale, o fai uno o fai l'altro. In pensione non